Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Yaga, un gioco disponibile a 16,79 € su Epic Store. Credo si trovi solo lì. Ed è un gioco dove interpreteremo un fabbro con una mano sola che dovrà ottemperare agli ordini dello Zar, perché qui ci troviamo in un'ambientazione che ha a che fare con la mitologia slava. E è un gioco dai finali multipli. Possiamo scegliere una storia. Ogni storia è diversa. Infatti, il gioco punta su elementi casuali. Posso eliminarla? Vabbè, iniziamo una nuova storia. Va bene, dai. Azzerare l'avanzamento. Perfetto, lo iniziamo e andiamo a vedere in che cosa consiste questo gioco. Vedete che esiste più di un futuro per Ivan, quale sceglierai? Vediamo, perché poi Yaga, poi è Baba Yaga, sarebbe la strega che veglia, diciamo, su questo sfortunato fabbro con una mano sola. Eccola lì che ci saluta. Un tessitore. Letto. Che cosa cerchi? Un consiglio sincero. Eccola lì, Yaga. Yaga l'ossuta, Yaga la forte. Vuoi controllare? Questo gioco ce l'ho ancora prima dell'uscita, ma non era purtroppo in italiano. Quindi probabilmente sul tubo avete già trovato qualcuno che l'ha portato, ma in inglese. Sul sottotono c'era un anatema di dolore, angoscia e sfortuna suprema. Vediamo cosa succede. Il legittimo zar ha fallito la mia prova. Ah, ha messo alla prova anche lo zar. Lui come gli altri? Ok, mi ha detto: vattene mostro, regina delle Befane. Quando ciò che io volevo era soltanto un po' di pane. Ah, sta andando a rima. Mentre le sue guardie mi hanno scacciata, lui mi ha sentito, la mia maledizione era lanciata. Ok. Io me ne vado, ma tu sii attento come non mai. Il trattamento che riservi agli altri è quel che riceverai. Il poveretto, perseguitato dalla mala sorte, sarà da queste parti quando il trono vedrà la morte. Ma se di ucciderlo tu ordini con rabbia, tutto il suo zarato diventerà sabbia. Gli ha distrutto la corona. Così da allora, in lungo e in largo, ha cercato per scacciare via il misterioso sfortunato. E siamo noi. E ora l'ha trovato un uomo sfortunato. Ivan il fabbro con un braccio amputato. Nella mano, sì, un braccio. Ok, vediamo cosa succede adesso. Yaga, cara amica, noi ti aiuteremo. Va bene. Attraverso il buon Ivan, il tuo volere realizzeremo. Vediamo cosa succede. Fabbro. Io ho un nome. Io ho un nome. Io ho un nome. Aggressivo. Il mio nome è Ivan. Non parlare quando non ti è stato richiesto. Fabbro. Lavoro il villaggio e la gente dice che sei perseguitato dalla sfortuna. Spade rotte, chiodi piegati, elmi scheggiati, ruote frantumate. Più o meno io quando gioco i videogiochi. Tutto quello che crei si sbriciola e porti la tua sfortuna su di noi. Lasciatemi spiegare e avviamo il tutorial. Un bel giorno ero a casa, la mia famiglia, insomma, la nonna. Ivan, ancora una volta ho rotto i miei ferri da maglia. Ne faresti di nuovi alla tua povera vecchia nonna? Certo, Baba. C'è Baba Yaga, vabbè. Te ne farò due così resistenti che le potrai usare per tessere delle catene. Devo leggere veloce. Non ti preoccupare, se c'è sfortuna nel mondo, io non l'ho ancora incontrata. E ho ancora tutte e due le mani, tutti e due i bracci. Le braccia, i bracci. I bracci. Vabbè, quindi andiamo. Uscire. Ok, più tardi. Quel giorno stavo attraversando una stupenda foresta. Non immaginavo cosa sarebbe successo. Va bene, andiamo. 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 Ma cosa c'è? Una pagnotta legata? Premere per usare il martello. Sì, lo so. Andiamo. Alla fine fondamentalmente il gioco è questo, cioè si combatte. Ma ci sono scelte multiple. Ai 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 ai! Ho dovuto oltrepassare alcuni spuntoni puntiti, ho dovuto rotolare velocemente. Quindi ok. E poi? Ok, wow. Degli animali selvaggi erano sulle mie tracce, mi sono preparato a combattere. Ah, vabbè. Poi sapete che io sono abbastanza un cane in ste cose. Mamma mia. Ok, una è andata. Più uno parte del corpo. Ok, no, sto raccogliendo roba di crafting. Ok, molto bene. Più una parte del corpo. Va bene, no, stiamo andando tutto bene per il momento. Sto
Spostato argomentamente mi sono diretto una radura, lì mi stava aspettando la sfortuna. Sì, dobbiamo andare tutto in rima però qua. È sempre figo, eh. Eccola lì. Lì, no, è Licco questa. Dolce viandante, che vieni, che vai? A casa di Licco, che cosa ci fai? Per mia nonna sono venuto a cercare un po' di magico minerale. Cerchi della magia? Sarò inopportuna, ritieni di avere abbastanza fortuna? La sfortuna non esiste. È solo un mito. Impegno e pazienza non ha mai fallito. Un miscredente inaspettato. Forse questo è un dono del fato. Vieni con me solo un momento. Sarai una cena di mio gradimento. Hai detto cena? È ora di mangiare. Aggressivo. È ora di mangiare. Da troppo tempo aspetto. Oggi non ho letto in tempo. La sfortuna esiste, ora lo sai. È il mio nome. E tu la mia cena sarai. Ah, ok, dobbiamo proprio combattere. Ok, va bene. Il problema è che non vedo la vita, ma probabilmente la vita non c'era perché dovevamo perdere. Della battaglia mi sono stancato. Con la mia forza il martello ho agitato e quando alla sua testa sono quasi arrivato, lei ha riso di me e il martello si è spezzato. Quindi gambe in spalla, non avevo tempo di fermarmi a pregare. Ficcata in un albero. Un'ascia enorme col soccorso. Ok, va troppo veloce. Ma mentre afferrandola dicevo che cosa. Mi sono reso conto che la mia mano era bloccata. Ha preso il coltello e della vita ha provato a privarmi. Ma provando a riprovarmi a cavarmi in faccia, sono riuscito a spostarmi e mi ha tagliato un braccio. Ok, lei ha preso, ha detto che per privatezza, mentre io già mi rialzavo con prontezza. Ho cominciato a correre, di sangue gocciolavo, anzi, no, si può dire che grondavo. Dietro mi ha sentito un rumore. Oddio. E poi sono caduto con fragore. Ha umorismo nero, questo gioco. Poi svenivo, sentivo urlare. Questo qua è mio e te ne devi andare. Ok. Cioè, in pratica c'è umorismo nero, sì, alla grande, si è mangiato un braccio. Poi mi ricordo, e non ero un miraggio, ero dolorante, ma di nuovo nel villaggio. Traduzione magistrale, devo dire. Fabbro con una mano. È una storia davvero triste ed è la prova che la sfortuna ti perseguita. Sì. Per questa ragione ti dovrei mettere al bando, dovrei esiliarti per obbligarti di tornare. Ma so essere generoso, dunque ti darò la possibilità di portarmi qualcosa di prezioso per ripulire il tuo nome. Viaggia lontano, ovunque tu riesca, e portami il dono della forza smisurata. Cavolo vuol dire? Se oserai tornare a mani vuote, le mie guardie ti cacceranno via. Mi serve del denaro. Per viaggiare lontano mi serviranno dei coperchi. Dei copechi, copechi, non coperchi, che sono copechi. Molto bene, so essere generoso, usali con saggezza. Ce ne ho dati 30, se non ho letto male. Ora va, ritorna solo quando potrai donarmi la forza smisurata. Ok, andiamo. Andiamo. Ecco, questo, secondo me, questo gioco incarna proprio l'anima indie in tutto e per tutto, perché comunque l'idea originale, i disegni sono fatti bene, la grafica è fatta bene, non si può andare dal tizio che pesca. E la traduzione è ottima. È la nonna questa. Iva, mio caro ragazzo, ho saputo cosa è successo. Quel miserabile Nozar ti manda lontano così invece di cercare moglie. Ah, tra l'altro, un'altra cosa nella nostra storia di cui dovremmo tener conto è che la nonna ci vuole sposati, quindi sarà un'altra cosa da valutare. Ora ho una missione da compiere. Anche se mi sembra impossibile, devo fare ciò che va fatto. Ascolta, mio caro ragazzo, conosco una storia di cui pochi hanno memoria su un frutto sconosciuto che può renderti forzuto. Per lo zar sarà più gradito degli omaggi. Yaga può aiutarti e sempre nei paraggi. Una mela? Come può una mela donare forza? Sì, Ivan, una mela d'oro, colta appena matura direttamente dal ramo. Una mela che esce solo una volta ogni 7 anni. Forse questo è il momento giusto. Baba Yaga lo sa. Trovala, te lo dirà. Baba Yaga. La potente strega che vive nel cuore della foresta. La sua casa si regge su una zampa di gallina. Sì, è vero, questo è. Lo so. Sapete anche voi, immagino, la leggenda, insomma. Tra l'altro c'è anche in Tomb Raider, la casa di Baba Yaga che dovevamo sfidare. Fighissimo. Riconosco, invece, Yaga ti attende, ok. Ma tra l'altro quella che ci ha mangiato il braccio non era mica una collega di Baba Yaga, vabbè, comunque. All'ingresso dice un testo su una picca troverai, ma nel suo conto, va bene. A volte dona consigli e un po' di potere, a volte ti butta solo in forno, che dispiacere. Se riuscirai a trovarla ti offrirà. Vado avanti il resto della giornata oggi a parlare in rime adesso, se vado avanti così. La troverò. Vado dalla Baba Yaga, augurami buona fortuna. Sono lieta, ok. Dovrei portargli. Ah, quando la incontrerò, devo portargli un dono. Il dono migliore per lei, sia un osso putrefatto, è una pezza con il sudore di un uomo povero.
Un osso putrefatto. Dove lo posso trovare? Al cimitero. Ok. Ma non andare a scavare per conto. Ok. E il sudore di un povero uomo? Sono io. Parla con il falciatore dietro la chiesa. Del povero. Ok. Voglio richiedergli dell'osso perché non ho letto bene. Allora. Dalle vecchie. No, 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 no. Piano. Al cimitero, non parla con il becchino, avrà sicuramente qualche osso proveniente da vecchie tombe. Ok, non devo scavare io, non avevo capito quello. Ok, perché va veloce. Porta con te questi copechi, non è molto. Ok, altri 50. Andiamo, 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 andiamo. Voglio vederti di ritorno accasato il più presto, non certo freddo e rigido. Prima di andare dovresti entrare in casa, preparare delle armi, ti serviranno. E mentre sarai là fuori, prova a cercarti una moglie. Sì. Sì, si è capito, insomma. Vabbè, andiamo in casa, vediamo le armi. Si può anche forgiare. Infatti si va a forgiare. Ok. Martello. Ma ce l'abbiamo già il martello? Recupera minerali. Eh sì, non abbiamo niente. Potenza incudine. Possiamo già aggiungere il miglioramento. Ah, figo, 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 figo. Ah, possiamo scolpire una runa. Sì, praticamente si può potenziare o creare un'arma o potenziare un'arma. No, lascia. Interagiamo, dobbiamo prendere dei minerali. Ok, potrebbero servirmi a costruire qualcosa. La ruota. Uno scudo improvvisato. Ma praticamente senza una mano però si è automontato uno scudo con una ruota. Va bene. Forgiamo. Crea. Prendi una ricetta. Ma ce l'ho già un martello. Recupera minerali. No, non posso recuperare nulla. Crea. Ah, ok. Posso andare a prendere del materiale che mi dà metallo atemporale. Metallo della fortuna. Seleziono il metallo della fortuna. Ah, qua sono altre cose. No. Bah. A volte infligge ferite letali. E se invece io prendessi il metallo atemporale mi dà qualcos'altro? Gli attacchi sono più veloci, se facciamo questo. Crafto. Ok. E adesso andiamo all'avventura. Ok, vedete che è cambiato anche l'aspetto del martello. Quindi adesso tecnicamente dovremmo poter andare. Vediamo questo qua cosa fa. Ah, vende roba. I saluti, talismani. Compra, vediamo se abbiamo soldi. Ne abbiamo 80. Pietra preziosa, raffinata. A volte avvicina i nemici colpiti da lontano. Fa sanguinare i nemici per un po'. No, compro questo. Allora, ok, bene, lascio. Molto bene. Allora, adesso. Bene. Volevo capire se posso. Col tasto tab, mi sono dimenticato, c'è il menu in cui possiamo vedere l'equipaggiamento che abbiamo. Io non ho ben capito. Artiglio rotto di ossidiana. Dovrebbe già darmelo equipaggiato, presumo, perché. Sì, devo metterlo qui. Solo che non riesco a capire come si fa a utilizzare. Ah no, un miglioramento. Lo devo montare. Ok, l'ho comprato, lo montiamo sul martello. Va messo in fondo. Allora, io prendo il martello. No, ma scusami, io ho già un martello, mannaggia. Recupera minerali. No, non voglio distruggerlo questo, mannaggia. Prendo un martello, prendo questo. Soffrono molto e poi posso mettere un potenziamento che è questo. Quindi fa sanguinare i nemici per un po' e basta. Ok, intanto sentite vibrare perché stanno arrivando i commenti del video su Red Dead Redemption.
Allora, ok, abbiamo fatto un altro. Vabbè, stiamo sperimentando. Molto bello anche questo. Andiamo con questo, dai. Contro le creature impure, c'è tipo una croce qua. Vabbè, andiamo avanti, dai. Vediamo di andare un po' all'esplorazione. Dobbiamo andare al cimitero, diceva. E eccola qua la chiesa. Credo sia questa, sì. E dovremmo. Ok. Hai bisogno di una benedizione prima di partire? Chiedi una benedizione. Dieci dal pane, dieci ascolta, Dio è giusto. Fortuna uccidendo creature impure. No. No, 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 no. Allora, devo recuperare. Devo recuperare il sudore. Quindi questo, lo zappatore, dovrebbe darci il sudore. Il problema è che non ci posso parlare. E poi. No, probabilmente non è lui. E poi il becchino. Il becchino che io presumo. Hanno rubato il coperchio della mia barca. Questi viaggi non riescono a vivere e morire in pace. Ci sono i ladri? Chi sono i ladri? C'è scritto riposa in pace sulla mia tomba e poi non lo posso fare. Ah, ok, è tornato su dalla tomba. Perché i morti non possono semplicemente restare morti? Ok, niente, niente di fatto. Vediamo se. Se devo fare il giro. Quello lì mi sa che è il becchino. Quindi dovremmo recuperare il. Ah, quello lì sta sudando forse. Vabbè. Allora, sudore e un osso mi serve. Il becchino, eccolo qua. La lama senza usata era come un cucchiaio di legno. Ora non può scavare una tomba. Mi puoi aiutare, Fabbro? Aggiusta gratis. Gli darò qualche colpo di martello. Vediamo. Ok. L'ho fatto gratis, ho scelto di non farlo pagare. La vanga adesso va molto meglio, ci posso ancora scavare qualche altra tomba. Ora che tu hai aiutato me. Sì, mi serve un osso potrei farlo. Me ne trovo sempre qualcuno in tasca. Sì, va bene, questo è tutto normale, ordinaria amministrazione. Buona giornata, arrivederci. Adesso ci serve il sudore. E poi dovremmo aver fatto. Musica carina, devo dire. Allora, buongiorno. La vita è dura. Il mucco sono felici. Ok. No, mi diceva lo zappatore, ma io. Scusa questo. Vabbè. Diceva lo zappatore. Ma io lo zappatore l'ho visto là, ma non ci potevo parlare. Quindi non lo so. Vabbè, parliamo con questo. Ubriacone, stammi a sentire. Quale bellissima donna si trova sottoterra. Ma la coda al sole. Una carota. Una carota. Vabbè, qua ci sono gli ubriaconi. Qua c'è un bagno. Lì c'è il fiume. Niente, no. No, 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 no. Niente, dobbiamo andare. Allora, abbiamo l'osso, ci manca il sudore. Allora, vediamo. Diamo un'occhiata in giro. Non credo di poter uscire dal villaggio prima, però parlare. No, 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 no. Sono tutti qua che cercano di vendermi roba e non lo so, eh. Allora, quello lì. Qua ci sono i bambini, c'è un cane. Interagire. Accarezzo. Tanto di mano me ne è rimasta una. Questo. Allora, lo zapatero. Eccolo lì. Ivan, hai visto mio. Era andato a vendere il mio fieno e non ho notizie da 2 giorni. Lo cercherò. Ok, lo cercherò. Da dove comincio? Il mercato è vicino a alcune fattorie può essere lontano. Ma scusami, dov'è che è sto posto? Lo troverai vicino alle fattorie, ok. Cioè, ho capito, sono. Sono 100 metri quadri e devo andare a cercarlo io. Va bene.
vicino alle fattorie. Allora, quello è morto che è tornato su. Vicino alle fattorie c'è il suo fratello, quello è il mandariano. Dove cacchio è finito suo fratello? Allora, le fattorie sono queste. Sarà questo uno di questi. No. Vediamo, non vorrei trovarlo lungo il fiume, insomma. Boh. Vabbè, andiamo a vedere adesso. Volevo missioni. Sul povero uomo, se è andato al mercato per vendere il suo fieno, ma non è mai tornato. Il mercato è di là dove ci sono le. Cioè, almeno mi sembra che il mercato sia qui. Chiedo anche a lui, ma. No, grazie. No. No, 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 no. Non è lui. Niente, adesso do un'occhiatina ancora qui. E poi vado a cercarlo di là del ponte. No. Allora. Lei l'ha visto? No, non voglio una donazione. Fare una donazione. Allora, le fattorie sono queste. Qua c'è una corda molto inquietante che solleva questa cosa, ma va bene. Il mandaiano non. Cioè, è andato a vendere il fieno e non è più tornato. Allora, diamo un'occhiata e vediamo se adesso lo troviamo. Allora, qua sono tutti ubriachi marci. Lì c'è la casa. Proviamo ad andare di qua. Attraversiamo il ponte se si può. Sì, tanto il villaggio non è finito. Allora, no, ma giustamente siamo partiti da qui, quindi dovremmo andare dall'altra parte. Quindi andare a nord, dove c'è l'uscita. Qua si mette in parata col tasto shift. Vediamo subito. Sì. Allora. Sì, si esce da qui, si potrà andare su. Lascio, posso? Ok. Forgia. Lasciare. Andiamo a vedere che cosa c'è oltre. Le cose non sembrano mettersi bene per lui. Dove sta andando Ivan adesso? Il fratello del falciatore è scomparso. Ivan deve trovare i regali per te nel villaggio. Ivan deve trovare dei regali per te nel villaggio. No, il fratello, ok. Che giorno comincia il suo viaggio? Amata domenica. È martedì e sabato di sicuro. No, è martedì. Lico ti sta cercando. È la tizia che ci aveva mangiato il braccio. Ok, vabbè. Giovedì. Vabbè. Non so dove stia andando. Comunque, il caldo è insopportabile. È martedì. La strada si biforca. Ok, no, vabbè. Adesso si inizia a combattere. Io voglio capire come funziona. Sembra veramente figo come gioco. Ok, uno è andato. Aia. Ok, abbiamo sistemato tutti e due. Vediamo, non si può recuperare niente qua. Va bene. No, io credo che dobbiamo andare a cercare quel tizio. E cos'è sta roba? Esplode! Aia. E a dirvi la verità, non so neanche che cosa succede se io muoio. Che potrebbe anche finire. Cioè, cosa abbiamo? Una maledizione adesso? Vabbè, stiamo andando a sud. Qua ci sono le api che si dividono, diventano sempre di più. Scusi, perdoni. Ok, abbiamo fatto. Ok, no, abbiamo ricominciato a correre normalmente. Qua è finito. Niente, niente. Neanche di là, neanche di là. Quindi andiamo avanti, andiamo verso destra. A questo punto c'è da recuperare qua una parte del corpo. Questo cos'è? Andiamo a destra. Ci sono sempre nemici. Allora, vi dico quello che penso, non sembra male, sembra anche piuttosto originale e soprattutto il gioco non costa tanto, perché costa
16,79 sull'Epic Store. Sembra ben fatto, senza dubbio. E la cosa che mi piace di più è il fatto che comunque non abbia già chiaro il gameplay dopo i primi 10 minuti. Anche perché qua io ho fatto quello che volevo. Cioè, non so se la missione devo finirla. Dovevo finirla dentro il villaggio. Se dovevo uscire. Io sono uscito. È partita questa modalità qua. E andiamo avanti. Esploriamo, vediamo cosa troviamo. Non so dirvi neanche cosa succede se muoio. Potrebbe finire la storia. Perché quello che so per certo è che ci sono finali multipli e che la storia va diversamente in base alle scelte che facciamo o alla sfortuna che abbiamo. Comunque, direi che il nostro coso qui, la nostra arma funziona anche abbastanza bene. Abbiamo preso un po' di soldi, stiamo prendendo. Sì, tra l'altro non ho usato il colpo a distanza, cosa che faremo magari a breve. Scusate, ok, sì, perché in pratica c'era un potenziamento che ci permetteva di portare vicino a noi un mostro, un nemico colpito da lontano. Ok, ma allora stiamo per morire? Sì, sicuramente sì. Ok, non posso più lanciarlo perché ho finito tipo una sorta di mana, quindi ok, dovremmo, sì, ce l'abbiamo fatta. Beh, voglio colpire quel coso lì. Vedete che ok, e di qua ci sarà qualcosa? Sì, sembrerebbe di sì. C'è un incudine che adesso andiamo a vedere, però prima voglio aprire questo forziere che ci prendiamo le copeche. E c'è una forgia. Recupera i materiali, possiamo distruggere. Sì, distruggiamo, recuperiamo il picconazzo di prima. E poi possiamo creare nuove cose. Martello, no, vabbè. Ma minerali non abbiamo granché, quindi direi che al momento il crafting non lo facciamo. Esci, esci. E cosa c'è di qua? Ah, c'è una stellina, vediamo. Ah, eccolo qua, l'abbiamo trovato. Ok, abbiamo risolto il problema. Sia lodata la tua anima, sono felice che i nostri cammini si siano incrociati, caro Fabbano. Pensavo fosse la fine. Mio fratello sarà molto preoccupato. Come ci sei finito? Ho venduto tutto il fieno. Ok, ma hanno per andare di là, mi ha cerchiato e mi ha derubato. Non lasciarmi qua, liberami, ti prego. Slegalo. Anche, cavolo. Subito. Se l'ho data la tua anima. Ok. Devo recuperare le copeche. Andiamo insieme. Non sono un gran combattente. Non preoccuparti, lascia fare a me. 100 copeche. Lo prendo, tanto. Allora, dove sono i nostri amici? Ho capito, ma mamma mia, ragazzi. Mamma mia. E mi fa veramente schifo quel coso lì. Ok, no, l'abbiamo ucciso. Siamo morti, attenzione, attenzione. Cosa fa Ivan? Ha perso la voglia di combattere e qualche sua arma si è rotta. Striscia via al sicuro. Ok. Ivan non è pronto per desistere. Usa le ultime forze per rialzarsi. Ok. Abbiamo scelto quello che le streghe hanno voluto per lui. Ok. Cioè, in sintesi, potevamo ripartire danneggiando le armi oppure no. Vabbè, dai. Eccoli qui. Io penso che dovremmo ottenere in tempi brevi 100 copeche. Dai, non credo siano creature impure queste, in modo che, cioè, perché abbiamo il bonus, dato che abbiamo il martello a forma di croce, comunque. Allora, copeche ne abbiamo 61, quindi non bastano ancora, dobbiamo andare in giro. Poi non so se effettivamente vada a cambiare qualcosa al continuare a decidere di ripartire subito, o se magari me l'ha concesso adesso. E poi basta. Adesso andiamo anche a sud e vediamo. Non mi piace questo posto, perché lasciare. Ma se io lascio non posso andarmene finché non ho finito. Infatti
Andiamo. Recupera minerali. No, 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 no. Dobbiamo fare 100 copeche, quindi dobbiamo andare in giro. Copechi o copeche? Boh. Vabbè, andiamo giù di qua, che è chiuso. No, dobbiamo recuperare tutti questi soldi, ma io onestamente non so dove prenderli perché o non ho esplorato proprio tutto tutto, ma ne ho solo 60. Cioè, in pratica mi dava qualcos'altro di là. Ah no, forse qua c'è qualcosa da esplorare. Sì. Però sti qua non danno soldi, ma danno solo per parti del corpo. Dai, mannaggia, dai! Quanto sono forti? Ok, no. Sono solo un cane io a colpire. Va bene, parti del corpo. E qua è finito. Vabbè. Vabbè. No, perché avevo visto nella mappa prima un simbolo di una tenda dove eravamo prima e magari possiamo. Vabbè, intanto volevo vedere un attimino così per concludere le missioni, sì, le missioni sono qua, quelle che abbiamo accettato. L'aiuto abbiamo l'indicatore, questa è la voglia di combattere, la resistenza fisica e questa è la sfortuna. Aumenta con la magia, aumenta mentre benedetto, aumenta le tue scelte, l'esperienza sotto cresce quando combatti. E cresce più velocemente quando sei sfortunato. I copechi acquisti, parti del corpo scambiano la magia per parti del corpo e puoi forgiare. Sì, questo è quello che avevamo visto. E il personaggio possiamo andare a svilupparlo su onestà, aggressività, egoismo e follia. E nel momento siamo il virtuoso e qua abbiamo dei punteggi di corpo, mente e destino. Sembra essere davvero un gioco davvero interessante. Io ora concluderò qui. Fatemi sapere voi, qua c'è, eccolo qua. Non so se si possa fare effettivamente qualcosa qui, ma non credo. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate e se soprattutto volete vedere altri episodi su questo gioco. Spero di avervi portato un gioco che gradite, insomma, non è specifico per chi è arrivato in fondo al video. Questo non è un video tutorial, l'abbiamo esplorato insieme, abbiamo visto che cos'è. Possiamo andare avanti. Fatemi sapere che cosa ne pensate se volete vedere un altro episodio di Yaga, se non avete intenzione magari di comprarlo e lo volete vedere proseguito qua sul canale. Fatemi sapere, ragazzi, alla prossima. Ciao ciao.